conservano mnemonicamente. Attraverso Ettore C., a cura di Roberto P., domanda: nel gruppo psicosintetico fanno capo tutte le esperienze di ogni singola personalità? Magister: certo, esperienze di ogni certa singolarità, poiché non è detto che tutti convergano nello stesso gruppo. Domanda: ma tutte le entità che fanno parte dello stesso gruppo partecipano nel gruppo anche alle esperienze, alle emozioni di ogni altro? Magister: sì. E quello che è importante è che, pur partecipando unitariamente e sinteticamente alle esperienze che il gruppo esercita ed esprime, conservano mnemonicamente tutte le esperienze personali che hanno fatto e, nello stesso tempo, arricchiscono il gruppo le esperienze personali che ogni ente ha fatto. Quindi ecco il concetto del gruppo psicosintetico, che io chiamo così, perché non lo posso chiamare in un altro modo. Noi dobbiamo pensare che esiste una grossa difficoltà di termini e che io, per poter parlare, voi uso i vostri vocaboli, le vostre parole, i vostri concetti. Ma voi dovete sempre supporre che l'universo di cui vi parlo non può essere così formalizzato, e quindi ecco perché io vi ho più volte invitato non tanto a ragionarlo, ma a sentirlo, se vi riesce.